annoto, non capita spesso che un ministro duri 3 metri fermi, quindi non, bravi metri fermi, ho avuto l'avventura di avere l'opportunità del ministro di passare a tutte e 3 le edizioni. No, ho trovato questo sì veramente una cosa molto bella, perché molti di questi innovatori che pensano che fanno cose anche divertenti poi mi dicono: guarda, qui c'è un ragazzo che ha lavorato con me, abbiamo pensato una cosa, ha fatto con un tirocinio, è stato un po' lì, adesso l'ho assunto e lavora con me. Quindi trovo in giro molte situazioni dove anche ai progetti, ai programmi che noi facciamo, che a volte facciamo fatica anche a capire se siano al passo con questo cambiamento, perché abbiamo una vocazione a reiterare, a essere un po' complicati, se, a volte. Sì, a essere complicati, ma ancora peggio dell'essere complicati, a rifare quello che è già stato fatto. Tu devi fare un intervento per l'occupazione, cosa hanno fatto prima di te? Hanno fatto un piano per qui, per lì, per su e per giù, poco più, poco meno, tu ripeti quello, magari ci metti 10 euro in più, dici: avete visto come sono bravo? Ho fatto quello che hanno fatto quegli altri con 10 euro in più. Errore. Oggi se non fai delle altre cose 10 euro in più servono un fico. Bisogna trovare uno strumento capace di dialogare con queste condizioni. Questa è la cosa che stiamo facendo. Ce l'avete? Lo costruiamo come fate voi, perché l'unica maniera che abbiamo noi è continuare a cambiare tutti i giorni, provare, fare una cosa nuova, verificarla se funziona bene, se non funziona, e se funziona bene bisogna migliorarla, se non funziona via se ne fa un'altra. È una logica molto diversa. Noi veniamo da una storia dove la politica non sbagliava, quindi si faceva una cosa, se funzionava bene, tante volte non ci si guardava perché l'importante era aver detto di farla. Poi quando invece ci guardavi, se per caso non funzionava, il tema erano gli altri che non avevano capito. Allora si passava 2 anni a spiegare che tu avevi pensato la cosa giusta, ma era il mondo che non capiva. Io ho un'idea del tutto opposta, io penso che il mondo non mi capisca e io spesso a volte sbaglio, quindi accetto l'idea che il mondo mi dica: guarda Poletti, non l'hai beccata, fanne un'altra e pronti a partire.